Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento del giovedì sera organizzato da Rete Informatica Lavoro, il portale del lavoro dedicato agli informatici. Sono Maria Lucia Villa, brand manager di Performa Group, di cui Rete Informatica Lavoro fa parte. Come sempre vi do il benvenuto, state entrando pian piano, siete in tanti questa sera perché comunque Linux non ce n'è, è un argomento che piace moltissimo. Buonasera Fabio, ciao Adriano, ottimo, quindi mi sentite e vedete correttamente, io faccio sempre queste prove tecniche. Dunque, l'argomento di questa sera è stato proprio suggerito da voi attraverso le nostre survey e anche questa sera vi condividerò verso il termine del webinar il link per compilarla. Il contesto di questa sera è l'Industria 4.0 e l'IoT. Questa sera infatti parleremo di soluzioni open source per progetti industriali intelligenti e in particolare, come sapete, di embedded Linux. Capiremo quindi insieme le tecnologie che ruotano intorno alla realizzazione di questi prodotti e alle tantissime potenzialità che ha Linux. E lo facciamo grazie al coinvolgimento di un professionista esperto in questo settore, al suo primo webinar con noi, è Angelo Compagnucci, Embedded Software Engineer, che invito a salire su questo palco virtuale. Ciao Angelo, Ciao, buonasera a benvenuto. tutti, grazie. Benvenuto e grazie per la tua partecipazione. Ti chiedo in un minuto cosa vedremo questa sera. Ma guarda, tante cose innanzitutto, visto che abbiamo un bel po' di tempo e ci, insomma, divertiremo, spero. Principalmente che cosa significa Embedded Linux e le sue declinazioni in ambito industriale, e per ambito industriale intendo un po' tutti gli usi che se ne fanno, no? Nella produzione di dispositivi e di prodotti basati su questa tecnologia. Quindi potremmo spaziare dai router, ai server, ai cellulari e a tante altre cose. E un po' anche l'occhio a proprio alle tecnologie, al lavoro pratico che fa, no? L'artigiano digitale che costruisce, che assembla questi sistemi nelle industrie e che poi li distribuisce sui nostri milioni di dispositivi, magari quelli che abbiamo in tasca, che sappiamo girare su Linux e quelli che magari non sappiamo girare su Linux perché nessuno ce l'ha mai detto. Infatti, va bene. Quindi, prima di cederti la parola, io come sempre mi ripeto alcune regole per il webinar. Per facilità, vi chiedo cortesemente di scrivere le domande, anche le più complesse, solo nella sezione domande, mentre per supporto e altre informazioni sarò a vostra disposizione nella chat generale. Come sempre, vi condivido il link del nostro canale YouTube, dove già da domani mattina troverete la registrazione di questo webinar e anche del PDF che Angelo condividerà eventualmente in questo evento. Benissimo, io lascio la parola a te, Angelo, se hai bisogno, io sono sempre qui a ascoltarti e a supporto. Va bene, buon Va bene. webinar a tutti. Grazie. Bene, ringrazio innanzitutto e buonasera a tutti. Iniziamo insomma con questo webinar che ci porterà a scoprire che cosa è Linux per progetti industriali e come noi lo possiamo usare e implementare. Il webinar non vuole essere troppo approfondito o troppo tecnico per non lasciare indietro nessuno, ma comunque ci darà degli spunti, insomma, interessanti per vedere che cosa poi praticamente si fa per realizzare questi dispositivi e avere un'idea un pochettino più chiara sul quando e sul perché si dovrebbero utilizzare in ambito industriale. Innanzitutto mi presento, io mi chiamo Angelo Compagnucci, sono uno sviluppatore, un ingegnere che lavora ormai da tanti anni nel settore delle tecnologie embedded. Ho lavorato per anni sui classici microcontrollori, mentre da un po' di anni, ormai penso più di una decina, mi sono dedicato quasi esclusivamente a Linux e a tutte le sue declinazioni. Che cosa faccio principalmente? Ecco, sono un contributore in vari progetti open source che vi allego qui, che vi ho scritto qui. Ho scritto un software che è abbastanza usato, per chi ha avuto questo problema probabilmente già lo avrà usato, si chiama S3 Point in Time Restore e serve per scaricare un repository di S3 in una certa versione del tempo, quindi di fare un Point in Time Restore, quindi prendere i file che erano vecchi, ne so, di un anno e riscaricarli, e vado in bici. Quindi magari se qualcuno poi è nelle vicinanze dei Monti Sibillini e vuole farsi un giro in bici con me, questi che vedete qui sopra sono i miei contatti. Sentiamoci, teniamoci in contatto. Bene, andiamo alla scoperta, ecco, di che cosa faremo questa sera.
Diciamo che il talk si divide in cinque parti principali. Perché usare Embedded Linux? Cercheremo un po' di capire quando e perché uno dovrebbe spostarsi su questa tecnologia, ammesso che già non vi sia spostato per altri motivi, o magari perché già ha fatto questo tipo di ragionamenti, quelli che noi faremo questa sera. Quali sono i casi d'uso principali che già oggi noi registriamo nell'uso di Embedded Linux, quindi dove si usa principalmente e perché lo si utilizza? Beh, come connettersi, no? Parliamo di dispositivi, parliamo di prodotti. Questi prodotti ad oggi, siamo nel 2022, devono per forza essere in qualche modo connessi ad internet o a qualsiasi altra tecnologia che ci sia nel mondo industriale. E quindi un po' ne parleremo, spiegheremo che cosa può fare Linux in questo ambito e quali sono le potenzialità. L'hardware. Beh, l'hardware è un punto fondamentale perché parliamo proprio di prodotti e quindi parleremo un po' anche di come scegliere l'hardware quando si vuole improntare, quando si vuole approntare un progetto basato su Linux Embedded. Quindi quali domande bisogna farsi e anche che cosa aspettarsi dall'uso di questa tecnologia. E poi nella quinta parte analizzeremo un po' le tecnologie invece pratiche che si usano per costruire sistemi embedded. Magari qualcuno di voi non ha mai visto come lavora un artigiano dell'embedded. Ecco, io vorrei condividere, diciamo, il mio schermo con voi e mostrarvi un po' che cosa si fa, quali tecnologie si usano e come si costruisce un sistema embedded. Bene, partirei subito con la prima parte. Vi invito comunque a fare domande nella chat, poi ne risponderemo alla fine, quindi magari se le avete già e le volete scrivere, scrivetele pure. Capitolo la parte prima parte, perché usare Embedded Linux? Bene, diciamo che quasi tutti, penso in questa stanza, in questo webinar, casomai scrivetemelo sulla chat, abbiano visto, almeno siano venuti a contatto con questa scheda. Ho messo l'asterisco per non dire proprio il nome, così magari qualcuno non ci disturba con il copyright, ma parliamo della famosa scheda 1, che per tanti anni, da tanti anni ormai, ha rivoluzionato il mondo della produzione di elettronica, mentre prima per poter prototipare qualcosa, per potersi inventare qualcosa di nuovo, le start-up si rivolgevano comunque ad aziende di elettronica e facevano fare dei prodotti appositi o magari delle demo board, delle schede di sviluppo fatte per risolvere un certo problema. Da quando ci sono queste schede tipo 1, noi possiamo semplicemente andare sullo scaffale, scegliere la scheda che più ci interessa, scegliere i componenti che ci interessano, collegarli insieme e costruire qualcosa. Quindi, di fatto, queste schede hanno portato a un'evoluzione, no? Anche a una velocizzazione dei tempi di sviluppo di proposte, di progetti, di idee. E infatti è quello che vediamo, no? Se consideriamo i Kickstarter che sono nati intorno a progetti basati sul microcontrollore con queste tecnologie, se pensiamo a tutti i prodotti nuovi. Per dirne una, la stessa IKEA utilizza chip di questo tipo all'interno dei suoi prodotti e c'è anche a volte il loghettino, no? Che dice che questi prodotti utilizzano queste schede. Quindi possiamo dire che queste schede hanno in modo positivo rivoluzionato il modo in cui ci si approcciava alla creazione di prodotti basati su dispositivi a microcontrollore. Ora, così un po' per snocciolarvele, ho aggiunto qui le capacità computazionali di queste schede, perché dobbiamo renderci conto che, nonostante tutto, sono sempre tecnologie di tipo microcontrollore. Ecco, le velocità sono di circa 20 MHz, quando i nostri computer classici hanno ormai qualche gigahertz, c'è pochissima memoria per salvare le cose, 32K, quando noi siamo abituati ormai ad avere terabyte nei nostri PC, poca RAM, ecco 2K e tutte le altre, no, caratteristiche particolari. Ora, questo ci porta anche al secondo punto, che è quello di dire: ok, la scheda sì, è quella là, ma io poi quando ci voglio fare qualcosa che risponda a una sollecitazione esterna o che faccia un lavoro, che muova un attuatore o che viva, diciamo, no? Così, che risponda agli eventi esterni, devo comunque affidarmi a tutta una serie di sensoristiche esterne, che vedete qui così. Ecco, io ho voluto, no,
mostrare qua, come vedete, qua c'è un RTC, poi ci sono altre schede, un modulo Bluetooth, ecco, tutte queste cose che vanno collegate, no? Perché la scheda faccia poi qualcosa, perché così da sola serve a poco. Ma che cosa succede nel momento in cui io voglio collegare una di queste schede al mondo, a internet, al multimedia, che ne so, un touchscreen, piuttosto che l'audio ad alta definizione o qualsiasi altra, no, diavoleria moderna, se così vogliamo chiamarla. Succede che le risorse di questa scheda non bastano. Ovviamente i progetti a microcontrollore devono essere semplici, devono rimanere semplici e fare poche cose, proprio per i limiti intrinseci dei microcontrollori stessi. Ora, non sempre questo è possibile, almeno non nel 2022. Il 2022 e i futuri anni che ci aspettano ci domandano dispositivi sempre più complessi, sempre più connessi, sempre più intelligenti. E quindi le limitazioni dei progetti a microcontrollore ovviamente appaiono subito evidenti. Ecco, per citarne alcune, che cosa si può fare? Il video no, l'audio no, le connessioni di rete, le immagini e tante altre cose. Forse non è che non si possono fare, con abbondante colla vinilica e pazienza si può assemblare qualcosa, ma comunque facendo affidamento su una potenza di computazione scarsa e tutta una serie di limitazioni che abbiamo già visto. Ora, perché embedded Linux a questo punto? È ovvio che viene come salto naturale evolutivo, no? Rispetto alle schede a microcontrollore. Perché? Perché il consumo di risorse comunque è esiguo, di risorse parlo di risorse computazionali. Ecco, io passo a un progetto embedded Linux, ma sto utilizzando un sistema operativo. Questo sistema operativo mi lascerà delle risorse per fare poi il mio lavoro? Certamente, perché embedded Linux, se è ben configurato, se ben confezionato, consuma poche risorse e consuma anche poca corrente, perché se seguite un po' il mercato dei nuovi dispositivi, anche semplicemente i cellulari, ma tutta una serie di nuovi CPU che stanno arrivando sul mercato, queste sono sempre più low power e sempre più potenti. Quindi aumentano i gigahertz, diminuisce il consumo. Ecco che Linux appare una soluzione perfetta, no? Per questo tipo di CPU. Abbiamo possibilità di connessione, perché? Perché Linux Embedded nasce già con uno stack di rete, anzi con tutti gli stack di rete a disposizione, quelli che volete, poi li vedremo. Quindi collegare un Linux Embedded ad internet è immediato, come collegarlo a un dispositivo industriale di qualsiasi altro tipo. Si può fare multimedia, basta installare il software giusto. C'è l'interattività, perché se ho un pannello LCD magari con il touch mi dà l'interattività, o posso collegare dei bottoni perché l'utente faccia qualcosa. Insomma, posso a fare in modo che il mio dispositivo sia interattivo il più possibile. Ovviamente questo richiede un certo lavoro, ok? Bisogna costruire quella che noi chiamiamo una soluzione sartoriale. Intorno all'hardware, intorno alle periferiche, intorno anche alle necessità stesse del prodotto, il software Linux va personalizzato, va modificato e va cucito intorno al prodotto stesso. Ovviamente con questa soluzione sartoriale si possono realizzare sistemi complessi, anche molto complessi, e adesso cercheremo un po' di fare una carrellata sulle cose che effettivamente si fanno nel 2022 con Embedded Linux. Eccoli qua i casi d'uso. Sarà sulla bocca di tutti, insomma, penso che quasi tutti tra voi conosciate che Android, sappiate che Android gira sul kernel Linux ed è ad oggi il sistema più disponibile, ecco, per la produzione di nuovi dispositivi, mentre sapete le altre, no, le altre marche famose producono i loro stessi dispositivi, il loro stesso sistema operativo in un certo numero che dipende esclusivamente dalla capacità costruttiva del produttore. Android può essere installato su qualsiasi dispositivo, e quindi ci sono una miriade di produttori che sfornano nuovi dispositivi tutti i giorni per gli ambiti più disparati. Questi sono cellulari, ovviamente, ma poi Android gira su tanti altri dispositivi, tablet, dispositivi di altro genere, anche dispositivi industriali, dispositivi rugged, per esempio, per tutto il mercato della logistica, per esempio, no? dove è necessario un tablet che abbia magari il barcode per fare la scansione del pacco che deve essere spedito in quel momento, e quindi gestire tutto quanto il magazzino e queste cose qua. Quindi immaginate che
il numero di dispositivi Android che ci sono a disposizione, che sono anche funzionanti sul mercato, è enormemente più alto di qualsiasi altro produttore. Quando leggete le statistiche online sulle vendite, ovviamente si riferiscono sempre alle vendite del singolo produttore. È ovvio che posso dire che il cellulare di una certa marca Android ha venduto di meno del cellulare di una certa marca importante, ma non posso sapere di tutti i cellulari di tutti i produttori Android il numero, perché veramente è enorme e non è neanche forse quantizzabile. Ecco, ci sono mercati che noi semplicemente non conosciamo. La Cina, ad esempio, ha tutta una serie di produttori che produce soltanto per il mercato interno. Ecco, di quelli non potremo mai conoscere i numeri. Ecco, questa è la pagina della Tesla, Privacy and Legal, che mostra tutti i componenti open source che vengono utilizzati nella macchina. Ecco, se ve la scorrete, poi ci volete passare, io ho messo soltanto così un indizio. Se ve la volete scorrere, ci stanno scritti tutti i componenti open source che vengono utilizzati, ovviamente il kernel Linux, la macchina, quasi tutta la macchina, tutti i servizi della macchina, a partire dall'infotainment, dalla guida autonoma, le centraline motore, le centraline body computer e tutti i componenti che fanno funzionare il veicolo girano su kernel Linux e i sorgenti sono anche disponibili. Tesla pubblica sul suo GitHub i progetti dei suoi componenti, ovviamente non del software binario proprietario che sviluppa per la guida autonoma, ma tutto quello che è diciamo basato su Linux lo trovate disponibile. Quindi se volete dare un occhio a come fa Tesla a costruire le centraline sulle automobili, potete scaricarvi parte del software che utilizzano. Nei dispositivi industriali più disparati, ecco qui c'è un braccio robotico, ma nella mia esperienza vi posso dire che viene installato su tantissimi dispositivi. Io stesso anni fa realizzai una pressa per abiti di sartoriali di alta moda su Embedded Linux. Quindi anche, come dire, per esperienza diretta vi posso dire che è utilizzato in tantissimi ambiti industriali, diciamo nel senso più stretto. Qui ho messo questa foto che è il razzo Falcon 9 di SpaceX dopo che è stato recuperato dalla I Still Love You Unmanned Boat, quella barca diciamo autonoma che va a recuperare i razzi. Ecco, entrambe funzionano su Embedded Linux. Questo ve lo posso dire di persona perché ho conosciuto uno degli ingegneri che ha lavorato a questo progetto, che nel 2012 ci mostrava come SpaceX realizza il controllo dei razzi, dei motori di questo razzo. Ecco il Digital Signage. Probabilmente tutti voi siete passati nelle stazioni o che ne so, nei grandi centri commerciali. Quasi tutti i sistemi Digital Signage che trovate adesso in giro funzionano su Linux. Ecco, dentro ci trovate un embedded, qualcosa che no, voi non vedete, ma che gira Linux e che comunica col mondo, scarica le nuove schermate, i video e tutte queste cose qua e vi. Angelo? Angelo, ti sei bloccato. Vediamo se ci sente. Prova a uscire e rientrare. Allora, vediamo un attimo se Angelo almeno ci sente. Vediamo, provo. Ecco, ha perso la connessione, va bene. Aspettiamo il bello della diretta. Aspettiamo un attimo, vediamo se riesce a riconnettersi. Angelo, Sì, eccoci. Ecco, dovrei essere adesso online. è ribloccato. Sì, mi Perfetto. sono accorto. Purtroppo il mio provider ha deciso di staccarmi la connessione in questo momento e quindi sono dovuto ricorrere a
mezzi a stratagemmi alternativi. E mi dispiace, scusate. No, no, figurati. Ok, ti lascio. Sì, Faccio la tua scusate presentazione. ancora. Bene, ripartiamo da qua, dal Digital Signage, ma ne avevamo già parlato. Ecco, volevo introdurre il TomTom. Probabilmente qualcuno di voi già sa che nei vostri dispositivi TomTom gira Linux. Questo è stato anche uno dei primi dispositivi prodotti su larga scala ad utilizzare il kernel Linux in maniera pubblica, proprio perché hanno fin da subito aderito al licensing e hanno pubblicato le informazioni necessarie. Poi discuteremo anche di questo, del fatto che chi utilizza Embedded Linux comunque è tenuto a rispettare un certo tipo di contratto implicito che si acquisisce nel momento in cui si utilizza il software. Quindi bene che TomTom abbia fatto questo, diciamo, questa missione pubblica dell'utilizzo delle tecnologie, facendo quello che è poi giusto dal punto di vista legale. Sapete, per esempio, che i router Cisco hanno utilizzato per anni Linux come sistema operativo, ma non volevano fare questa che è chiamata la compliance della licensing, e quindi poi c'è stata una grande causa legale che è durata anni, determinando poi di fatto la colpevolezza di Cisco nel il fatto di non essere compliant con il licensing. Quindi poi anche Cisco è stata costretta ad ammettere l'uso di Linux nei suoi dispositivi e a poi pubblicare tutte le informazioni necessarie per il compliance nel loro sito. Bene, dispositivi industriali più disparati. Qui vi ho messo un classico display HMI di quelli che si utilizzano per fare i pannelli industriali nelle macchine, che ne so, una pressa industriale, per esempio, qualsiasi altra macchina industriale che vi venga in mente. Questi di solito vengono anche nascosti, per esempio, nei pannelli delle automobili. Ora quasi tutti i touchscreen che voi utilizzate nelle macchine, diciamo nelle auto, sono dei sistemi embedded basati su Linux, di questo tipo, comunque nascosti e affogati nella plastica del pannello. Edge computing, grande bel termine, che significa in pratica spostare la potenza computazionale nei dispositivi. Sapete che quasi tutta la potenza computazionale che il vostro cellulare utilizza non è nel vostro cellulare, ma è nei server di qualche grande big player. Quando voi dite, non so, ok Google oppure Alexa, automaticamente state trasmettendo la vostra voce ai loro server. I loro server analizzano ciò che avete da dire e vi ritornano indietro una risposta. La potenza, l'elaborazione non viene fatta a bordo del vostro dispositivo. Mentre invece quello che si può fare con Linux è questo. Ecco, proprio qualche giorno fa ero in quel di Modena per vedere con i miei occhi la guida autonoma, diciamo, italiana che viene realizzata su dispositivi Linux embedded a bordo macchina. Quindi piccoli, consumano poco, ma hanno grande potenza di calcolo. Ovviamente il genio italico poi ottimizza gli algoritmi il più possibile, ma questi riescono a fare il riconoscimento, la classificazione, la guida autonoma a bordo veicolo senza aver necessità di connessione ad internet. Le smart cities e l'IoT più in generale, quasi tutti i dispositivi che fanno da accentratore di dispositivi poi IoT, lavorano su Linux, e quindi le nostre città da qui in poi lavoreranno su Linux. Io stesso sono attualmente coinvolto in un progetto Smart Cities dove il controller è basato su Linux e io sviluppo parte di questo controller. Una cosa, un appunto che vorrei fare su questo punto è che mi sembra doveroso, forse anche ovvio, scontato, ma lo dico lo stesso, che l'IoT non può essere totalmente sostituito dal discorso embedded Linux, almeno non ora, perché per esempio come consumi un progetto a microcontrollore costruito, customizzato intorno a una certa necessità, è ancora vincente. Perché? Perché magari, che ne so, nel caso dello smart parking, io devo controllare se sopra alla piazzola c'è una macchina. È un'operazione semplice, stupida se volete, ma è univoca, e quindi questo hardware deve fare soltanto quell'operazione, controllare se sopra la scheda c'è un'automobile. Ecco, in quel caso non conviene, probabilmente non ha senso utilizzare una soluzione di tipo embedded Linux. Primo, perché è più complessa. Secondo, perché quando si fa un progetto a microcontrollore, limando bene si può risparmiare tantissimo a livello di costi, ma anche di consumi. E quindi un dispositivo IoT fatto bene può durare, può girare su una batteria magari per 10 anni, cosa che probabilmente non è ancora possibile con Linux. Io sono dell'avviso che entro qualche anno avremo CPU
così, diciamo, risparmiose dal punto di vista dei consumi, da rendere possibili anche queste cose. Quindi poi lì si apriranno altri scenari. Fino a quel momento, comunque, i progetti IoT non possono ovviamente essere sostituiti del tutto. Però diciamo che comunque Linux gioca una grande parte proprio perché per tutto quello che riguarda il coordinamento di dispositivi più piccoli e più stupidi, passatemi il termine, lo si usa in larga parte e principalmente, ecco, quindi lo troviamo distribuito in maniera capillare, ecco, numerosa. Il riconoscimento vocale a bordo macchina, sapete che qualche anno fa, no, sulle macchine di una nota marca, trovavate il simbolo della finestrella. Perché? Perché utilizzavano un certo tipo di sistema operativo. Poi quei tempi sono finiti perché anche il sistema operativo è stato abbandonato e adesso invece per fare il riconoscimento vocale si utilizza Linux. Quindi questo è un altro ambito. Quando voi nella vostra casa domotica dite accendimi la luce, beh, probabilmente dietro c'è un server Linux che sta processando la vostra voce per attuare la lampadina e farla accendere. Bene, abbiamo già un po' accennato al discorso della connettività. I dispositivi nel 2022 devono comunque connettersi a qualche cosa, perché ovviamente un dispositivo isolato oggi ha poco senso. Anche il vostro cellulare, se lo mettete in modalità offline, sì, ci fate tante cose, ma come dire, manca sempre un pezzo e quindi poi vi viene naturale di riattivare la connessione. Connettersi a cosa? Ovviamente qui parliamo di connessioni industriali, non parliamo soltanto delle classiche connessioni. Ovviamente internet è questa grande bolla, no, di tecnologie, non possiamo non nominare le reti classiche, ok? Wi-Fi e 5G. Tutti i cellulari, quasi tutti ormai i cellulari che avete in tasca hanno il 4G, quelli nuovi cominciano ad avere il 5G. Ecco, sappiate che il modem che c'è all'interno che parla con la rete 5G è sviluppato, pensato per lavorare con Android, che è Linux. E quindi probabilmente se voi lo attaccate a qualcos'altro non trovate neanche il driver, non c'è il software per farlo funzionare, perché sono dispositivi, sono tecnologie, dispositivi pensati per funzionare, per parlare con Linux. Beh, la fibra ottica, ovviamente, la fibra ottica è una di quelle tecnologie che si usano molto in ambito industriale. Nella macchina, la Tesla, per esempio, so che le varie centraline sono collegate in fibra ottica proprio per velocizzare, no, lo scambio di dati, le immagini, per esempio, i flussi audio e video. Voglio qui fare una piccola carrellata anche di altri tipi di tecnologie industriali che si usano in questo ambito, e che non sono magari direttamente così fruibili o a conoscenza di tutti, semplicemente perché sono tecnologie che si usano veramente in ambito industriale e non ad altri livelli. Perciò ve le dirò perché fa cultura, ma anche perché sono veramente largamente utilizzate. Ecco, uno su tutto il CAN-BUS. Sapete che tutte le centraline delle automobili a partire dal 1997 in Europa devono scambiarsi informazioni su questo sistema che è costruito da due fili elettrici che collega le centraline, che si chiama CAN-BUS. Il CAN-BUS è responsabile della comunicazione di tutti gli apparati che sono all'interno del vostro autoveicolo. Quindi, se parliamo di un autoveicolo come Tesla che ha le sue centraline realizzate con Linux, va da sé che Linux deve interfacciarsi col CAN-BUS e scambiare dati con tutte le altre centraline della macchina. Quindi uno di questi protocolli è il CAN-BUS. Il CAN-BUS è perfettamente supportato dal kernel, lo potete attivare quando e come volete. L'importante è avere ovviamente l'hardware necessario. RS-485, uno dei protocolli più utilizzati a livello industriale. A livello software lo si utilizza con questo protocollo chiamato Modbus, ma RS-485 è lo standard elettrico. Probabilmente se entrate in una qualsiasi azienda, okay, appena varcate la porta, probabilmente state attraversando, state passando sotto qualche filo, qualche cavo che trasporta RS-485. RS-485 è lo standard per le porte intelligenti, per gli attuatori, per tutta una serie di dispositivi che si utilizzano a livello industriale, e qui vedete nell'immagine l'host PC. Nell'host PC generalmente gira un server Linux.
EtherCAT, uno degli altri bus industriali che si utilizzano largamente perché ha proprietà di velocità e di certezza dei tempi di consegna dei messaggi. Questo che vedete qua è uno switch basato su EtherCAT, anche EtherCAT è uno dei tanti protocolli che potete collegare al vostro dispositivo industriale basato su Linux. Ora, qui ho voluto mettere questa slide un pochettino, diciamo, allargata su tutte le tecnologie IoT, ma come vedete nella parte, diciamo, nel secondo, che è chiamato Link Protocol Layer, e anche quello di Connectivity, qui ci sono tutta una serie di tecnologie che sono supportate ovviamente da Linux. Parliamo di Bluetooth, parliamo di 802.15.4, GSM, ZigBee, insomma, tutti gli standard che si utilizzano per parlare poi con i dispositivi IoT sparsi per casa. Ecco perché nell'ambito di home automation, l'embedded Linux è molto utilizzato, proprio perché è facile, relativamente facile, ovviamente c'è sempre del codice da scrivere e degli sviluppatori da pagare, ma questi si possono, diciamo, facilmente collegare, questi protocolli si possono integrare facilmente, e quindi di fatto lo si fa. Andiamo avanti, l'interattività, ecco, questa è una delle cose che dicevamo, no? L'interattività significa che ho un dispositivo con il quale posso interagire. Come posso interagire? Beh, il bottone fisico, oppure nel 2022 probabilmente col touch. Ecco, il touch con la penna, significa avere un dispositivo capacitivo e che risponde agli eventi anche del tocco di una penna, che sono diversi ovviamente da quelli del tocco di un dito, oppure posso avere un display che magari non ha il capacitivo, ma è di tipo e-ink. No? Come vedete questi tablet tipo Ink, sapete che nel vostro ebook reader preferito della vostra grande azienda, beh, lì gira Linux e il display non è un display tradizionale, ma è un display e-paper con questi pigmenti di colore che cambiano a seconda del campo elettrico che viene applicato. Quindi, come vedete, anche qui dal punto di vista del display, dell'interattività, ci sono un sacco di possibilità. Linux ve le offre. E anche per alcuni di questi display, di questi pannelli, probabilmente trovate il driver soltanto per Linux, perché vengono pensati e costruiti per il mercato dei tablet e dei cellulari Android, e quindi se voleste mai collegarli a qualche altro sistema operativo, potreste anche non farcela. Questo è un altro tipo di interattività, qui mostrata in questa slide così, diciamo, semplice. Beh, i bottoni, no? Pensiamo a un pannello industriale dove ci sono i classici dial, bottoni, leve, cose del genere. Linux Embedded può essere collegato anche a dispositivi di questo tipo, il classico switch button, e si fa tramite quella che è chiamata porta di GPIO. Poi ne parleremo un pochettino. Non più approfonditamente, perché poi ovviamente queste sono cose tanto tecniche, però un po' per capire anche, no, dove orientarsi quando si vuole affrontare un progetto di questo tipo. Ora, arrivati a questo punto, la domanda che ci si fa: sì, bene, interessante, ho capito che potrebbe essere adatto al progetto della mia azienda o alla mia idea di startup, ho una grande idea da realizzare, ma non so da che parte cominciare. Mentre la schedina microcontrollore io la trovo facilmente disponibile dappertutto, su tutti i grandi store, cerco Hino 1 e mi viene fuori tanta, tanta roba. Quando cerco Embedded Linux è tutto un pochettino più difficile. Bene, discutiamone. Ecco, questa quarta parte vuole proprio un po' introdurre a come si può, dove si può attingere per avere dell'hardware su cui poi far girare Embedded Linux. Bene, questa è una slide un po' di Amarcord, se volete, perché questa è stata la mia prima scheda Embedded Linux, ormai quasi 20 anni fa, e era prodotta da un'azienda, è ancora prodotta da un'azienda italiana che si chiama Acme Systems, e secondo me, a quanto io ho modo di ricordare, è stata veramente il capostipite poi delle schede Embedded Linux. Orgoglio italico direi, perché erano tutti tanto, tanto più indietro a quell'epoca, o almeno le soluzioni erano molto più customizzate su esigenze specifiche, mentre questa era una scheda, la si poteva comprare, non costava neanche eccessivamente, aveva, come vedete, tutte queste asole dorate dove si potevano saldare i propri fili, filetti, o magari costruirci poi una scheda di espansione per risolversi il proprio problema o realizzare il proprio prodotto. Funzionava.
aveva soltanto 100 MHz. E dico soltanto perché funzionava, riusciva a far girare Linux si avviava, però ovviamente aveva i suoi limiti. 100 MHz, capite, già all'epoca per un sistema operativo complesso, per fare cose, diciamo, di alto livello, erano restrittive, però si riuscivano comunque a fare tante cose. Bene, inutile che vi introduca a questa, probabilmente l'avete già sentita tutti quanti, parliamo della Raspberry Pi, questa è la scheda che tra tutte forse ha segnato il destino di Embedded Linux, perché da quando la si trova disponibile sul mercato, tante persone si sono affacciate a questa tecnologia, ovviamente fino a poco prima, diciamo, acquistare una scheda già pronta era difficile, era appannaggio dei grandi gruppi industriali o di chi poteva fare degli acquisti, diciamo, un po' sconsiderati, pagando una scheda di sviluppo 10 volte, diciamo, il suo valore. Con la Raspberry Pi arriva sul mercato una scheda che è estremamente economica, costa quanto dovrebbe, quindi quanto i componenti che ci sono montati sopra più la manodopera, e ha un sacco di documentazione disponibile, quindi la si può utilizzare per realizzarci le proprie idee. E vi dico che tantissimi progetti al giorno d'oggi, anche quelli anche di tipo industriale con cui ho a che fare, utilizzano questa scheda. Sapete che da un po' la Raspberry Pi Foundation, che è la fondazione che gestisce, no, l'hardware, fa un programma apposito per le industrie, quindi se la si contatta ci si può mettere d'accordo sul numero di schede di cui si ha bisogno e loro le realizzano appositamente per voi. Buona potenza di calcolo, buon costo, buoni accessori, buon supporto. Poi parleremo anche del supporto, perché l'hardware da solo, a parte che attaccarci, diciamo, l'alimentatore e far accendere qualche luce, serve a poco se il software che ci gira sopra non funziona. E quindi poi parleremo anche di supporto. Una cosa che mi fa, no, diciamo, sempre sorridere quando leggo le recensioni dei nuovi cellulari è il benchmarking. Perché che cosa si fa? Si prende un software, se lo si fa girare, si fa il benchmarking, si dà uno score, diciamo, e questo score rappresenta la validità dal punto di vista software. Perché un po' lascia il tempo che trova? Perché dipende poi da quanto il produttore ha deciso di investire nel supporto, se ha scritto del software più buono, che sfrutta meglio l'hardware, anche un hardware più vecchio, meno recente, può comportarsi al pari di uno più nuovo che magari non è stato poi così ottimizzato. Perciò la componente software gioca un ruolo fondamentale e lo gioca anche in queste schede. Sapete, se qualcuno di voi magari segue un po' la vita di questa scheda in particolare, perché è quella più famosa, sapete che negli anni hanno beccato diversi problemi che rallentavano la scheda, e quindi poi la comunità open source ha lavorato intorno al kernel Linux per aggiungere le patch, per fare le modifiche necessarie per far andare questa scheda, insomma, alla velocità a cui sarebbe dovuto andare. E ci sono stati tanti miglioramenti. Io che seguo un po' lo sviluppo del kernel dal punto di vista proprio, diciamo, di driver, di hardware, di low level di questa parte, vedo che costantemente c'è un lavoro costante di miglioramento, costantemente vengono aggiunte nuove patch, nuove modifiche. Quindi diciamo che il sistema di rendere pubblico il codice funziona bene. Ora, a fianco a un prodotto prefabbricato, ecco, diciamo questo, la Raspberry è un prodotto, come vedete, prefabbricato, così lo comprate a scatola chiusa. Se vi va bene per il vostro prodotto, per il vostro progetto, per la vostra idea, lo acquistate. Se non va bene, non va bene. Quindi non potete chiedere alla Raspberry Pi Foundation di farvi una versione apposta per voi. Ma c'è un modo, ecco, il modo è acquistare un modulo. Questi sono moduli che, come vedete, implementano CPU, memoria, magari la Wi-Fi e le periferiche più importanti. Questi moduli poi voi li potete montare sulla vostra scheda. Ecco, ovviamente la scheda la dovete costruire, quindi per costruire una scheda dovete avere un buon reparto di elettronica, oppure la fate costruire da qualcuno, oppure acquistate una carrier, si chiamano così, che ha le periferiche che vi interessano, e quindi poi montate il modulino e realizzate la vostra idea. Oppure ci sono dispositivi industriali veri e propri, ecco, rugged, come si dice in termine tecnico, che hanno il bello scatolotto di metallo, che li potete sbatacchiare, li potete magari collegare direttamente a una macchina con quattro viti, anche se questa macchina industriale vibra, perché questi non si spaccano. Hanno le porte di connessione, hanno magari porte di connessione particolari, seriali, come vedete in questo caso, Ethernet multiple,
e tante altre. Poi ci sono dispositivi industriali invece un pochettino meno rifiniti, più ad uso, diciamo, del progettista, ok? Quindi prendete uno di questi dispositivi e li affogate nel vostro prodotto, magari perché volete realizzare, che ne so, un totem informativo, e allora da qualcuno vi fate realizzare l'astricato acrilico e poi nel cutout, nel buco, ci infilate la vostra scheda elettronica. Come vedete, ho voluto mettere anche il back di questa scheda, e dovrebbe essere esattamente il back di questa scheda, di quella che vedete, insomma, del fronte, per farvi vedere che questi prodotti hanno tante porte di espansione a disposizione, quindi è discretamente facile a collegare qualcosa di aggiuntivo. Come vedete, in questo caso c'è la LAN, la scheda micro SD, il connettore GPIO per l'input output, ci sono bus vari, c'è il CAN sicuramente, la E485, varie USB, insomma tutta una serie di cose che, se non volete e non avete i numeri per fare un prodotto, diciamo, custom completo, possono aiutare molto. Oppure c'è l'ultima soluzione, che è quella custom, ossia con un hardwareista, con una persona che è capace di costruire un circuito elettronico. Io progetto una scheda che fa quello che voglio, che soddisfa i requisiti del mio progetto, della mia idea, e poi la mando in stampa, in serie. Ne realizzo un certo numero, che sono quelle che poi serviranno, le prospettive di vendita che ho semplicemente di questo prodotto, e poi le metto sul mercato. Ovviamente questa è la scelta un pochettino più seria e anche più rischiosa, perché poi quando si producono in batteria le schede devono funzionare, perché sennò semplicemente le si butta e le si riprogetta, si risolvono gli errori. Mi capita spesso di prendere le versioni preliminari di schede di questo tipo e fare i fix dell'ultimo momento con il taglierino, recidere alcune tracce e magari fare con il jumper wire dei collegamenti di fortuna per risolvere i problemi dell'ultimo minuto. Capita, succede, e è un po' anche, diciamo, il lavoro di chi fa prodotti su larga scala. Quando non posso acquistare un pezzo già fatto perché non risponde alle mie necessità, allora lo costruisco per il mio prodotto, ma ho grandi aspettative di vendita, migliaia, decine di migliaia, milioni di pezzi. Ad esempio, il cellulare che avete in tasca. Ora, perché è curiosa la scelta della custom board? Ho voluto un pochettino, no, esplodere, diciamo, questa parte. Perché? Perché riassume un po' tutti i problemi che si hanno anche con la scelta di board già esistenti, ma queste, le custom, pongono anche altri interrogativi. Mentre se io acquisto una Raspberry Pi, probabilmente ho già l'idea su che tipo di LCD ci voglio mettere se devo realizzare qualcosa, perché gli LCD per Raspberry Pi sono largamente pubblicizzati, e quindi è facile collegarli, è facile trovare il driver, il software. Mentre quando faccio una custom board mi devo fare tutta una serie di domande. E le domande me le faccio principalmente per alcuni motivi. Uno è il costo: voglio realizzare un prodotto che sia il più economico possibile, oppure voglio realizzare un prodotto magari che sia estremamente potente. E allora ecco la scelta della CPU: prendo una CPU che costa di meno, o prendo una CPU che è più potente dell'altra. La scelta del SOM, ecco, questo che vi facevo vedere prima, questo qua, si chiama sistema module, perché tutto il sistema sta su un modulino. Eccolo. Potrei non avere necessità di scegliere la CPU, oppure sì, ma diciamo che mi voglio mantenere sul livello più alto e quindi non voglio costruire proprio tutta la board, e allora compro una schedina. Quale SOM? Ce ne stanno tanti, di tante marche, con anche tipi di CPU differenti. Che ne so. È uscito ultimamente il RISC-V come CPU. Scelgo RISC-V, scelgo un SOM basato su RISC-V, ma RISC-V è abbastanza nuovo da non essere poi così supportato, quindi forse non mi conviene, perché poi le cose non funzionano. Quando faccio una scheda custom mi devo fare anche questa domanda: quali periferiche collegherò alla scheda custom? Voglio un sensore di temperatura? Che ne so, un attuatore lineare? Voglio un bottone? O voglio un LCD? O ne voglio due, tre, cinque? Vanno progettate, ok? Le custom board non sono schede che possono essere, diciamo così, pensate facilmente, vanno rimuginate, ecco, vanno pensate e vanno progettate. E la scelta dell'LCD, ovviamente: quanto grande, che tipo di tecnologia, lo voglio touch resistivo o lo voglio touch capacitivo? Ma
touch serve? Forse sì, forse no. La scelta della connettività, che tipo di connettività? Mi dovrò collegare a una macchina industriale? Serve il CAN bus oppure serve la WiFi? Basta la Ethernet? È tutta una serie di domande. Sempre sul filone delle custom board, quindi le domande che mi devo fare sono queste: la CPU è supportata? Con il caso che vi facevo prima, RISC-V, beh, poco supportata RISC-V, quindi potrebbe essere che non ho abbastanza, diciamo, supporto dalla comunità, il software non funziona correttamente, quindi poi non riesco a fare quello che voglio. Lo stesso per il SOM. Il SOM ha anche altre periferiche, non ha solo la CPU, ha la WiFi, ha il Bluetooth, ha tutta una serie di altre cose. Questi ce l'hanno i driver. Le periferiche che ho scelto hanno i driver, per esempio, ho scelto un certo sensore di temperatura e questo sensore di temperatura purtroppo nel kernel non ha un driver, quindi io so già che quando metto in piedi la mia custom board dovrò scrivere un driver. Faccio la scelta per motivi di costo, il costo del sensore di temperatura è più basso di un altro che magari era già supportato, ma io comunque scelgo di aggiungerlo perché poi svilupperò il driver che manca. L'LCD è buono, la tecnologia è buona, si accenderà, dovrò scrivere del software, come lo collego al kernel e a tutto il resto? I driver per il controller touch, la mia scheda wifi sarà supportata, insomma, queste sono tutte domande che ci dobbiamo fare quando ci approcciamo a un progetto di questo tipo. Quindi attenzione, non valutare solamente in base al BOM, al bill of materials, quindi al costo spicciolo. Una cosa che vi consiglio di fare, a cui fare attenzione, è che lo sviluppo software costa e costa molto di più se è fatto in maniera approssimativa. Quindi, quando ci si affida a qualcuno che scrive il software per le schede custom, bisogna scegliere qualcuno che sa dove mettere le mani, altrimenti poi si stanno anni o mesi a girare intorno e non si realizza nulla. Una cosa che c'è da considerare anche quando si fa una board custom è il time to market. Mi devo spicciare? Probabilmente conviene prendere una soluzione collaudata. Posso fare la mia board come voglio perché ho tempo? Bene, allora faccio la mia board come voglio. Una cosa da ricordare assolutamente è la qualità globale. Il prodotto di qualità ha successo. Sapete meglio di me che quando poi vi fanno una recensione, se il prodotto non funziona, la recensione è negativa. E quindi poi il prodotto no, non va, non vende. Ci sono tanti casi, no, che si potrebbero citare di prodotti che sulla carta avevano grandi caratteristiche, ma che poi non hanno avuto vita facile proprio a causa di questo. Il licensing, una cosa importantissima da considerare. Il kernel, per usare il kernel bisogna rispettare le licenze. Le licenze sono di tipo GPL, ma ce ne sono tante altre. E le licenze di questo tipo vi obbligano a rimandare indietro alla comunità le modifiche che voi fate, anche semplicemente le più banali. E quindi voi siete obbligati a fare compliance del licensing. Quindi magari la vostra azienda non vuole fare licensing compliance e quindi non vi consiglio di utilizzare Linux perché poi incappereste in problemi legali. Quindi anche quando si realizza un prodotto Linux bisogna stare attenti anche all'aspetto legale. Bene, le tecnologie, facciamo una carrellata veloce giusto perché ci sta e mancano anche pochi minuti, no? Questo è come si avvia poi una scheda Linux, no? All'interno ci sono il bootROM, il bootloader, il kernel che vanno, no, accesi in un certo modo. Perché vi parlo di questo? Forse è troppo tecnico, ma per spiegarvi che è complesso e quindi ci vogliono persone che hanno, diciamo, no, competenze su questo ambito. Ce le si può costruire e anzi vi dico che il mercato delle competenze su questo ambito si sta sempre di più allargando, perciò se avete prospettive, diciamo, di crescita professionale, probabilmente vi conviene investire del tempo a imparare questo tipo di tecnologie. Questo è una schermata che vi fa vedere le tante opzioni che ci sono per configurare il kernel. Sapete che il kernel è un software così grande che lo si può personalizzare così tanto da cucirlo in maniera sartoriale sopra l'hardware, quindi proprio farlo diventare un tutt'uno con l'hardware. La cross compilation, no? Perché cosa facciamo noi quando realizziamo un prodotto basato su Linux? Stiamo compilando del codice che non va nel nostro computer, quindi non produce un binario di tipo x86, ma invece produrrà per esempio un binario che dovrà girare su un'architettura di tipo ARM, perché è quella che noi abbiamo scelto. Per esempio, i vostri cellulari girano su architettura ARM. E quindi ci vuole questo componente software che si chiama Toolchain, che ci permette di fare questo switch. Ecco qua, questa è una pagina di un sito che è questo toolchains.putlin.com che vi permette di scaricare delle toolchain già prefabbricate e quindi di facilitare il vostro lavoro. Ma fortunatamente noi non siamo così lasciati all'abbandono, abbiamo delle tecnologie complesse,
chiamate così genericamente Embedded Linux Builder, che ci permettono di costruire firmware basato su Embedded Linux. Ora forse resta un minuto o due, ma vi vorrei giusto far vedere così, se ci riesco, una di queste tecnologie live, perché è interessante, no? Vedere poi come si realizzano questi prodotti. Quindi io vi condividerò il mio schermo, dovreste vedere il mio schermo adesso. Ecco, questo che vi faccio vedere è Buildroot, quello che vedete col cappello giallo nella slide. In Buildroot noi possiamo scegliere, no? Che cosa costruire. Ecco, in questo caso io posso aprire la configurazione di un Raspberry Pi. Come vedete, questi sono tutti l'elenco dei vari config, delle board che si possono compilare. Ecco, prenderò per esempio la mia Raspberry Pi 0 e da questo momento in poi io sto, diciamo, compilando, cross-compilando, costruendo un software che poi potrà essere installato e girare sulla Raspberry Pi 0. Posso decidere, per esempio, di abilitare un programma, un software che mi interessa a me, anzi adesso ve lo farò vedere. No, a questo punto io ho costruito la mia configurazione di base, vado a compilare, quindi a ottenere il binario effettivo per il mio prodotto. Ora ovviamente io qua sto mandando le cose molto velocemente perché ho già costruito il dispositivo. Così, per farvi vedere, ecco, questo è un output di quello che sta succedendo, diciamo, all'interno del mio sistema, ma potrei decidere a un certo punto di aggiungere qualcos'altro. Quindi, per esempio, che ne so, voglio il Python, e quindi vado in questo elenco e dico, bene, voglio installare il Python. Scelgo il Python e automaticamente il mio sistema compilerà e installerà il Python. Quindi se io ricostruisco la mia immagine per il mio dispositivo, all'interno ci sarà questo nuovo linguaggio di programmazione. Bene, credo che siano rimasti i minuti necessari alle domande, se le avete. Intanto io lascerei qui condiviso lo schermo per farvi un po' vedere poi cosa succede alla fine di questa cosa, che durerà probabilmente pochi secondi, ma sta andando via. Ok. Vuoi andare nella sezione domande? Sì, ecco. Francesco, altra domanda: com'è il mercato italiano su questo ambito? Allora, non so se le domande sono in ordine di... Vai pure, parti dal fondo, per favore, così almeno le nuove più recente, arrivano. Bene, sì, ok, bene. Sempre Francesco dice, dove ricevere formazione approfondita su questo argomento? Beh, forse qui non sono io a rispondere. Beh, la mia azienda ovviamente fa formazione, ma lascerei forse a Maria Luce rispondere a questa domanda. Penso che Performa, no? Allora, noi come Rete Informatica Lavoro siamo partner dell'Istituto Linux, però magari Francesco vorrebbe capire magari dove trovare informazioni tipo a livello di materiale sul web. Ok, bene, se tu parli, diciamo, poi i percorsi sarà magari sì, un'altra... Sì, sì, la formazione che puoi fare, diciamo, a casa, da autodidatta, la puoi fare perché ci sono veramente tante risorse. Io stesso sono un autodidatta, io anni fa ho cominciato scaricando il codice e leggendo il codice. Magari non lo consiglio a tutti perché non è il metodo più efficiente, però all'epoca non sapevo da che parte iniziare, quindi adottai questo sistema. Oggi, per esempio, ci sono delle aziende che fanno proprio della formazione il loro campo di battaglia e rendono disponibili gratuitamente anche materiale. Per esempio, una di quelle che mi viene in mente prima di tutte è Butlin, che è una delle aziende più attive a livello internazionale. Nel sito di Butlin, se vuoi, Francesco, puoi andare a vedere, c'è una sezione dedicata training, ci sono slide in PDF, documenti in PDF, ci sono anche i contenuti tecnici dei loro corsi, di quelli che effettivamente fanno in persona, quindi tu magari puoi provare gli esempi di codice, le cose che loro fanno nel corso anche sul tuo PC e quindi piano piano imparare. È un percorso lungo perché le tecnologie sono tante, però il materiale c'è. La domanda di Michele dice: sarà possibile trovare la registrazione? Sì, questo ok, già risposta. Lino dice: quali strumenti o metodi consigli ad utilizzare per mantenere in sicurezza sempre aggiornati? Bene, un ambito
di cui non ho parlato ovviamente è l'aggiornamento. Linux mette a disposizione tutta una serie di tecnologie per realizzare l'aggiornamento. Se utilizzate uno di questi due sistemi di cui vi parlavo, o anche altri, Build, Yocto, che ne so, un altro qualsiasi, all'interno di questi strumenti trovate anche la possibilità di costruire quelli che si chiamano software update, cioè dei pacchetti binari che poi potete dare in pasto al vostro sistema embedded per aggiornarsi. Un po' come succede, non so se l'avete mai fatto nel router di casa, no? Che vi scaricate il punto .bin dal sito del produttore, lo mettete dentro il dispositivo si aggiorna, si riavvia e si aggiorna. Quindi sì, è un un argomento scottante, dico la verità, è una delle cose su cui io fornisco più consulenza nella mia azienda, perché tutti quelli che implementano prodotti basati su embedded Linux si preoccupano poi che il software dopo un po' abbia problemi, e quindi questi problemi devono essere risolti. È ovvio che se fate un dispositivo industriale dovete stare dietro anche a queste attività. Purtroppo non lo vediamo spesso, per esempio, dei nostri produttori di cellulari, perché dopo 2 anni che il dispositivo è uscito sul mercato lo abbandonano completamente, ma se fate un vostro prodotto, i vostri clienti sicuramente vi chiederanno gli aggiornamenti per molto, molto più tempo. Passiamo a un'altra domanda, vediamo un po'. Marco dice... No? OPC UART Time Sensitive Network può essere facilmente usato o configurato su Embedded Linux? Ecco, questa è una domanda che non è che non preferirei non rispondere, ma non abbiamo il tempo. Sì, può essere fatto, ma come tutte le cose c'è da lavorarci, no? Questo sistema che vi mostravo adesso qui nel schermo che vedete condiviso è un sistema per costruire firmware, così si chiama, no? Quindi software tipo sartoriale, che significa che bisogna impiegarci del tempo. Non è qualcosa che io posso prendere e usare già direttamente. Per esempio, se vi comprate un Raspberry Pi, potete scaricare l'immagine Raspbian e avere un desktop completo. Ma questo desktop è ben lontano dal realizzare il prodotto che voi volete realizzare. E quindi anche lì comunque dovreste spendere del tempo per lo sviluppo. Quindi sì, ti dico, può essere fatto, ma bisogna lavorarci. Ok, altra domanda di Francesco. Com'è il mercato italiano su questo ambito? Guarda, ti dico che pur lavorando in un'azienda internazionale, la quasi totalità dei miei clienti è sul territorio italiano. Vuoi un po' perché mi facilita la lingua, vuoi un po' perché l'Italia ha un sacco di, diciamo, di aziende che lavorano in questo ambito. Ti dico veramente tante, dal medicale all'aviazione, al civile, alle smart cities. Quindi se volete improntare una carriera, beh, assolutamente troverete lavoro anche in Italia. C'è molta richiesta, anzi molta di più della disponibilità. Veramente si fatica a trovare persone preparate su questi ambiti. Fabio dice, puoi dirci qualcosa riguardo dell'open hardware? Beh, l'open hardware è un capitolo a sé, ma ne diciamo insomma qualcosa, e riguarda sostanzialmente il licensing che si mette sulle realizzazioni, sui manufatti, ok? Anzi, sui progetti che poi possono portare alla realizzazione di manufatti. Manufatti in questo caso di tipo elettronico, ma non solo, perché io potrei, che ne so, realizzare un tavolo e metterci sopra la licenza open hardware. Quindi di fatto è un meccanismo legale che serve a proteggere chi realizza design di tipo design elettronici, ma vuole condividerli con il mondo, ok? La gran parte delle aziende, quando realizzano i propri design di tipo elettronico, li tengono privati per se stessi, fa parte dell'IP, no? Quello che è chiamato IP, quindi intellectual property dell'azienda, qualcosa che non deve uscire all'esterno, e anzi garantisce, diciamo, una certa particolarità sul mercato, no? Una certa superiorità, se vogliamo, no? Il mio prodotto è migliore perché la mia realizzazione hardware è migliore, quindi sul mercato il mio prodotto funziona meglio. Ci sono persone che non ritengono, insomma, che i loro manufatti, i loro progetti elettronici debbano essere privati, ma li vogliono condividere con il mondo per tanti motivi, un po' perché serve anche per avanzare l'umanità, no? Se considerate, io dico sempre, se ci troviamo forse nel 2022 in questa situazione è perché abbiamo il software libero e Linux in particolare, perché ha permesso di costruire tutta una serie di tecnologie molto complesse, ma veramente molto complesse, che se ogni azienda avesse dovuto riniziare da capo, non sarebbe arrivata al goal che invece ha ottenuto, diciamo, in questi tempi. E quindi noi saremmo molto rallentati dalle aziende che reinventano sempre la stessa ruota. Ecco perché, no, mettere a comune una tecnologia così complessa come il kernel Linux, o come poi tutti i software che ci girano intorno, perché Linux è soltanto una parte, no, poi
del tutto, rende possibile la creazione di dispositivi estremamente complicati. E quindi forse ha senso anche mettere un licensing di tipo open hardware su un prodotto elettronico, perché può far avanzare l'umanità. Io penso, spero che prima o poi, per esempio, nascano dei battery management system per i veicoli elettrici sotto licenza open hardware, oppure controller per i motori elettrici delle biciclette. Perché? Perché poi quando si scassa quello della bicicletta che tu hai, non lo trovi come pezzo di ricambio, e cosa ci metti? Butti la bicicletta. Se avessimo degli open hardware, in questo caso potremmo magari sostituirli. Marco? Sì, Marco, qual è il nome di quel prodotto fantastico sulla carta che poi ha fatto flop? Beh, ce ne sono tanti, penso, che ne so, tante marche di cellulari. Mi viene in mente un cellulare di quelli con la tastiera fisica. Non vi dico la marca per non fare pubblicità, ma quelli hanno fatto proprio il botto. Per non parlare di quell'altra azienda che faceva cellulari, e che quando già Android era importante, decise comunque di rimanere sul suo sistema operativo Symbian, e anche quelli hanno fatto il botto. Quindi, insomma, ce ne sono tante di aziende. Pietro dice che distro di Linux è più appropriata a livello industriale. Non vi consiglio di utilizzare una distro tradizionale, vi consiglio di fare il vostro firmware. Perché? Perché una distribuzione di tipo tradizionale è pensata per l'uso desktop. Ecco, ci installate un Ubuntu, sì, funzionerà quasi sicuramente, però quella lì è pensata per navigarci su internet, no? Per controllare il dispositivo industriale. Mentre se voi utilizzate questi sistemi che vi facevo vedere prima nella slide, quindi Buildroot, Yocto o i tanti altri alternativi che si trovano, io vi ho messo i due più famosi e anche più utilizzati per la mia esperienza, la si può, diciamo, customizzare, personalizzare così tanto che renderà lo stesso hardware migliore, più veloce, il prodotto più rifinito, e queste poi sono cose, no, che si notano quando si fa un prodotto. Ovviamente se io sto facendo un pezzo soltanto, il mio prodotto, perché a casa mi va di fare lo smanettone, posso usare quello che voglio. Quando si va su scala di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di pezzi, bisogna costruire un software robusto, e lo si fa utilizzando questi strumenti. Lino dice: la penso talmente come lei in merito al concetto di Linux che ha espresso Angelo, mi sono tatuato il Tux circa 8 anni fa. Bene, sono contento, è una delle quelle cose che avevo sempre pensato di fare ma non ho mai avuto il coraggio. Lino, prendo la palla al balzo e probabilmente lo farò anch'io. E Rocky, beh sì, è uno dei tanti sistemi, insomma, non li ho citati tutti per non citarli tutti. Ecco, io vorrei soltanto finire con un'ultima slide, penso che forse siamo fuori, ma... No, non ti preoccupare. C'era l'ultima, ok, no, ecco, è ora. Beh, ora noi abbiamo detto solo metà della questione, cioè quella del sistema operativo, della tecnologia, per andare sul mercato con un proprio prodotto, ma dentro al prodotto poi bisogna metterci la propria idea, ok? La propria app. E qui si apre un altro capitolo, perché ci sono tantissime tecnologie che sono più adatte a sviluppare un'applicazione che poi gira su un dispositivo piuttosto che su un server. Quasi tutti noi che ci approcciamo, diciamo, al mondo della programmazione, utilizziamo i linguaggi di programmazione che si utilizzano principalmente sul desktop o sui server. Beh, in ambito embedded, quando io devo fare considerazioni di batteria, di risparmio energetico, di potenza di calcolo computazionale ridotta e tutta una serie di altre cose, oppure per esempio l'edge computing, che ha a disposizione una rete neurale in hardware, beh, a quel punto io devo imparare tutta una serie di tecnologie di programmazione che sono nuove, se vogliamo, e differenti rispetto a quelle tradizionali. E qui magari si apre, insomma, il capitolo per parlare, ecco, di qualcos'altro nel futuro. Non entrava tutto questa sera, e quindi così lancio il sasso a voi, che so che siete curiosi e sicuramente approfondirete anche a livello personale. Ok, grazie Angelo. Un'ultimissima domanda, sì. Dato che Rete Informatica Lavoro tante volte fa anche un po' di orientamento, no? A chi sì. deve entrare nel mondo del lavoro. Si stava parlando di competenze. Che competenze devi avere per arrivare magari a fare un lavoro come il tuo? Ma allora, Linux, cioè, che altro sì. devono fare? Diciamo questo, che una buona preparazione in ambito scientifico è necessaria, perché poi alla fine i computer parlano in matematichese, no? sono dispositivi scritti un po' dai matematici, e quindi la buona
formazione di tipo, io consiglio sempre di tipo universitario, è vincente, ma non è necessaria. Ovviamente buoni corsi di formazione, ci sono buoni corsi di formazione, per esempio l'azienda che citavo prima vive di corsi di formazione alle aziende, si può arrivare a un buon livello. Ovviamente quello che ci vuole è la curiosità, come no, un po' in tutti gli ambiti. Dicevo prima, io mi sono scaricato il codice sorgente, ho iniziato a leggerlo. Penso che, personalmente, penso che non ci sia proprio un altro sistema facile. Ecco, la cosa più oggettivamente più calzante è leggersi il codice, perché poi quando si va a scrivere un driver o, che ne so, modificare il kernel perché qualcosa non funziona, correggere un bug, il codice bisogna possederlo, capirlo, deve essere proprio il tuo. E per essere il tuo lo devi aver letto. Come no, come un po' chi studia letteratura legge di tutto, ecco, noi che facciamo questo mestiere leggiamo il codice, siamo dei letterati del codice. Ecco. Ottimo, grazie mille. Detto questo, vediamo l'orario, sì, siamo praticamente a conclusione di questo webinar, ringrazio Angelo Compagnucci di essere stato con noi, ringrazio tutti voi e ci vediamo al prossimo webinar. Buona serata a tutti da Rete Informatica Lavoro e da Maria Luce. Ciao, grazie mille. Ciao Angelo, grazie. Stato gentilissimo. Ciao.